Tanto tempo fa, in una terra lontana, lontana, oscura, ancor più oscura, c'era una zombolina che di nome si chiamava Titina. Eccola qui. Titina Stellina, perché si metteva una stellina in faccia. Titina aveva un occhio più grande dell'altro, perché era uno zombie deformato. Infatti era morta perché aveva mangiato un gambero troppo grosso per lei e si era trasformata in un gambero. L'ironia proprio della sorte, guarda un po'. Titina, di qualche cosa su questa tua faccenda. Ah, vedete com'è contenta Titina, dice urrà. Sì, è proprio una cogliona Titina, con il suo bel caspetto da birichina, caschetto da birichina. Un giorno Titina andò a parlare con il dottor paziente, che poi perché si chiamava paziente? Perché giustamente aveva aspettato tutta la vita questo momento, tant'è che era morto, anzi, non morto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con me c'è The Pioneer, che anche lui c'è uno zombolino piccolino, guardate lui. Ciao a tutti. Ecco, ciao a tutti. Lui sapete che c'ha un canale YouTube bellissimo. Voi pensate che è riuscito a fare non so quante visualizzazioni con un video solo, e poi non è riuscito più a mettere video perché il computer era andato a cagare a suo tempo. Va bene. Ora adesso non c'è tempo. Com'è che è fatto? Anche perché non c'era tempo. Non c'era anche tempo. Adesso oggi parleremo con il dottor paziente, l'unico caso nella storia in cui un dottore è anche un paziente. Va bene. Ora ho da fare, torna dopo. In che senso? Perché dice torna dopo? Scusi. Perché dice ora ho da fare, torna dopo? Andiamo. Perché non fa cominciare la storia se sto con te? Scusa. Prima non faceva perché stava Pioneer assieme, vediamo. Sì, va. Cervelli. Ti fornisce un traduttore dallo zombotronese allo zombese. Ah, fa tanta differenza. Modifica delle impostazioni. È cervelloso? Modifica delle impostazioni. Va meglio? Il nostro brillante leader, il professor Zombatron, ha delle cose da dire. Cose che ha scritto in un libro. Vediamo un po'. Sei stato cordialmente invitato a fare cose. Il professor Zombatron ha organizzato una gara per vedere se c'è qualche zombie abbastanza intelligente a trovare il suo laboratorio segreto. Allora, sei stato cordialmente invitato. Il professor Zombat ha organizzato una gara per vedere se c'è qualche zombie abbastanza intelligente a trovare il suo laboratorio segreto. Premi 2500 monete. Gli zombie devono andare da professor Zombatron. Devi trovare il cervello, la porta e anche i cervelli. Questo sono fissato con i cervelli. Se troverai la porta segreta diventerai intelligente. Cerca di essere lo zombie migliore. Non so dove sia la porta, non so cosa sia una porta. Ah, non sanno nemmeno questa cosa. Tony Zombero sa dove trovare la porta, ma non so dove trovare Tony Zombero. E allora siamo fregati. Trova Zombero, cervelli, niente cervelli, cervelli. Vediamo. È uscito. Impresa zombie, sei stato cordialmente invitato. Ti ha fatto uscire? Sì, dice Lost. E vedi, allora uscire. Non si può giocare. Vabbè, allora faccio da solo, dai, non fa niente, faccio da solo. Sì, allora faccio qua anch'io le missioni. Sì, dai. Ragazzi, quindi avremo Pioneer in collegamento dalla sua partita, perché avete visto che non si può giocare assieme, la modalità storia, vabbè. Parla con Tony Zombero, non completata. Tony Zombero. Tony Zombero è un... guardate un po', un ballerino che balla sulla sua tomba. È un deficiente, praticamente. Cervelli, ho voglia di ballare. Non riesco a smettere di ballare. Perché, tu non balli? Dov'è la porta segreta? Prima di svelarti il segreto dobbiamo fare una gara di ballo. Inizio io, cervelli. Ma vedi un po' lui. Guarda lui come danza. Oh, se n'è andato Pioneer. Gianluigi, vabbè. Ok, potrei essermi fatto male sul serio. Mi sento un po' indolenzito, ora non posso aiutarti. Parla con Bart, vicino alle foglie, ti aiuterà lui. Oh, Bart! Ho solo bisogno di stendermi tra questa sporcizia per un attimo. No, poveretto. È morto. Titina! Col caschettino piccolino, la piccola gamberina. Titina, beh. Vorrà dire che adesso andiamo a parlare con Bart dei Simpsons. Andiamo a parlare con Bart. Bart. Ah, ecco Bart. È un ingegnere cicciottello.
Bart, cervelli, pozzi da morire. Vuoi sapere dove si trova la porta segreta? Vediamo se riesci a battere il tempo di Bart al tiro, al bersaglio. Quando avrai finito mi trovi dall'altra parte. Che devo fare, cioè? Oh, e tu niente, mi dici, colpisci i bersagli nella fogna. Ok, dai, facciamoli. Oh, un soffione. Oh, belera. Vai a cagare. Vai a cagare pure tu. Un altro coso qui. Un altro qui. Soffione stronzetto. Vai a cagare sul muretto. Ecco qua. No. Ok. Ce n'è un altro. L'ultimo. Ok. Ah, sei stato veloce. Hai cervello. Ora ti dirò come fare a superare la porta per entrare nel laboratorio. Ho un tubero. Niente cervelli. Non camminare, no, fermo. No! Ok, dove è finito? Chi sarà il primo a trovare il mio laboratorio segreto? Impresa completata, premi 2500. Abbiamo finito la prima missione, ragazzi. Vediamo un po'. Dottor paziente, zombero non si trova? Nessun problema. Niente zombero, niente problemi. Rintraccio il dispositivo speciale, trova porte segrete. Purtroppo è andato perso, quindi... Che strane missioni che sono quelle di zombie. L'unico modo per trovare la porta è usare il trova porte segrete. Anche se il trova porte non si trova. Quindi trova il trova porte, trova la porta, ottieni i cervelli. Forse il trova porte segrete all'interno della base delle piante? Cervelli, niente cervelli. Cioè questi invece di sì e no rispondono cervelli, niente cervelli. I zombie sono proprio dei malati di cervelli. Niente zombero, niente problemi. Ecco Titina che si fa un'altra camminatina. Vediamo un po'. Oh, gran cervello. Errore genetico si chiama questo qua. Posso aiutarti a intrufolarti nella base delle piante. Sto solo provando il nuovo teletrasportatore. Aiutarmi? Mi sembra sicuro. Salta sul teletrasportatore. Raggiungerai la base delle piante in men che non si dica. Quindi non posso dire men. Men che non si dica. Me? La... Che... Ma ho usato il teletrasportatore. Ma che cavolo? Oh, ehi. Forse il teletrasportatore non funziona bene? Colpiscilo forte con un martello, un altro paio di volte. Ora dovrebbe andare, sì, sicuramente. Riprova. Prossima fermata, la base delle piante. Mo' vediamo se dici la verità. Oh, no. No! Mi ha fatto andare... No! No! Mi ha fatto andare nel covo di Rosa. Oh. Che scherzo era quello? Tu, lurido cornuto! Ok, un cavolo. So a cosa stai pensando, sì lo so, sei un coglione. Non ti ho portato alla base delle piante, ma guarda un po'. Ok, ma forse si dovrebbe sostituire il filtro dell'aria, potrebbe essere intasato. Questa volta verrai teletrasportato alla base delle piante, sì, senza dubbio. E adesso lo verificheremo. Col ca... Madonna mia. No, ma questo è... No. Allora. Chiamiamo lo zombolino gambero, oh beh, raggio gamberoso. Oh, per fortuna sono tornato qui. Tu! Io ti ucciderò, lo sai? Tutto a posto, un cazzo! Problema individuato, eri in modalità prova. Ah, era quello il problema. Ora funzionerà, garantito, certo, mi devo fidare. Immagino sia la base di tutti i cervelli. Ok, questo qui deve morire, madonna mia, muori maledetta. Oh, ma guarda un po' che deficiente, mi ha fatto teletrasportare nello spazio. Quel teletrasportatore da tutto va tranne che nella base delle piante. Oh, salve, hai il coraggio di presentarti ancora, brutto stronzo. Ancora tu, ah, quella è la cosa che dovrei dire io, brutto malato. Forse abbiamo rotto il teletrasportatore, ma va? Infatti ti chiami errore genetico, adesso ho capito perché, brutto malato. Non importa, mentre ti trasullavi in giro, io ho costruito un grande cannone. Eh? Ma dove?
Cambio di piano, il cannone funzionerà bene. Salta dentro. Il cannone? Beh, se non funziona il cannone, guarda. Titina fa un bel volino. Come un uccellino. Oh, questa volta, caro mio, non potevi sbagliare. Ottieni il trovaporte segrete. Ma dov'è? Problema. Dov'è il trovaporte segrete? Mi piace come sono queste missioni zombesche. Questo è il trovaporte? Ah. Ok. Perfetto. E ci fermiamo qui, ragazzi. Questa prima missione degli zombie piccolini. Titina fa il salutino. No, non devi fare sì, devi fare un altro salutino. Solo sì. Questa Titina sa dire solo sì. E va bene. Ciao, ragazzi.